Ciao amici, ormai credo lo abbiamo sentito dire tutti, i cibi fritti saranno buoni ma sono poco salutari. Ma a me piacciono così tanto! E alla salute ci pensi? C'è uno studio shock americano sul consumo di cibi fritti e la mortalità over 50, soprattutto nelle donne in menopausa. Oggi vediamo insieme i risultati dello studio e come comportarsi con fritti e fritture varie per accontentare il palato ma non compromettere la salute. Se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Lo studio in questione è stato condotto dal College of Public Health della University of Iowa in America. Il link è in descrizione. I ricercatori hanno analizzato i dati sui decessi di oltre 100.000 donne americane tra i 50 e i 79 anni raccolti da un programma nazionale nel periodo tra il 1993 fino al 2017. E la scoperta è allarmante. Consumare cibi fritti aumenta il tasso di mortalità per cause cardiovascolari come infarti, ictus, ipertensione, cardiopatie. Si parla di una media dell'8% con punte del 13% a seconda di stile di vita ed età. Ma è allarmante! Cosa possiamo fare? Ecco le risposte! Ma prima iscrivetevi al canale! Diventiamo il canale di salute e stile di vita sano più seguito! Prossimo obiettivo 200.000 iscritti! Attivate tutte le notifiche e abbonatevi per sostenere il mio lavoro e accedere ai contenuti esclusivi per gli abbonati che pubblico ogni settimana nella tab Community. La soluzione più radicale è ovviamente rinunciare ai fritti, ma capisco che non per tutti sia possibile. Si può ad esempio consumarli meno di frequente, invece che tutti i giorni, una volta a settimana o una volta al mese, e parlo di fritti fatti in casa, banditi assolutamente i fritti dei locali, bar, ristoranti e fast food. Niente patatine fritte da McFocus? Meglio evitare! Prendete un'insalata come contorno, è più sana e allunga la vita. Gli oli migliori per friggere a casa sono l'olio di oliva e l'olio di arachidi. Poi meglio usare una friggitrice che richiede pochissimo olio. Oggi ce ne sono diverse. In descrizione vi lascio il link a un buon prodotto. Potete anche regalarla a qualche amante del fritto, così cucinerà più sano. Mangia sano e vivi meglio!